ragazzi, questi giorni sono stata in Austria e in Germania e guardando la TV locale sono rimasta impressionata da alcuni prodotti che ho deciso di acquistare in questo negozio di giocattoli, il Toys R Us. Però si trovano anche su Amazon. Oggi non apriremo insieme tutti i prodotti, però alcuni li apriremo nei prossimi video, altri invece in questo. Intanto però li presentiamo. Allora, questo qui è un gel che si chiama Gel a Peel e io ho preso anche questo. Ci sono degli stampini, delle sagome che si seguono con questi gel che io ho questo fucsia che ho preso e poi nella scatola si trova questo rosa qui. E quindi tu puoi fare dei braccialetti e trovo che sia una cosa molto carina e sono molto curiosa di aprirlo. Passiamo però al prossimo gioco. Allora, ho preso dei prodotti di Glibby. Allora, questo qui si chiama Glibby Glitter. Praticamente quando ci si fa il bagno nella vasca da bagno si mettono queste bustine e diventa tipo slime. E anche questo trovo che sia una cosa bellissima. Allora, questo qui è col glitter, è fucsia e c'è scritto che credo sia al gusto di zucchero filato. E anche questo qui è un Glibby che si mette nella vasca da bagno e viene anche questo come slime. Però questo è color lava. Allora, e poi abbiamo sempre dei Glibby che si mette nella vasca da bagno, questo qui che invece cambia colore, passa dal blu al lilla. C'era anche che passava anche dal giallo al verde, ma io ho preferito comprare questo. E poi passiamo a questi due Glibby Slime Maker. Io ne ho preso uno rosso e uno verde. C'è scritto slime, ma non so bene come sia la consistenza e questo lo scopriremo insieme. E l'ultimo prodotto che ho preso, anche questo secondo me molto carino, sono le Glibby Snowball. E sono delle palle di neve che tu fai. Non so bene come, ma anche questo lo scopriremo insieme. In questo video ho deciso di provare i Glibby Slime Maker. C'è scritto che è 100% un gioco sicuro e che basta aggiungere solamente acqua. Allora, con un pacchetto si realizzano 10 litri di slime. Quindi siccome sono 50 grammi un pacchetto e io ho deciso di prendere mezzo litro, dovremmo usare 2,5 grammi della polvere. Allora, apriamo prima il verde e poi il rosso. Ok. Allora, qua abbiamo la bustina verde. È granulosa, è una consistenza granulosa, non è proprio una polvere. Poi abbiamo il foglietto di istruzioni, che ovviamente è in tedesco. Poi, e questo qui invece è quello rosso. Anche qui abbiamo una polvere che però questa volta non è rossa ma è viola. Vedremo come verrà. E poi abbiamo anche qui il nostro foglietto di istruzioni in tedesco. Ok, ho tradotto le istruzioni. Qui c'è scritto come fare lo slime, qui invece c'è scritto come smaltirlo. E nella parte in cui c'è scritto come fare lo slime, bisogna prima mettere dell'acqua calda, tiepida, e aggiungere la polvere uniformemente. E lo slime si formerà dopo 5-10 minuti. Per questo io ne ho già preparato uno. Eccolo qui. Verde. E la consistenza è come quella del bianco di un uovo, è molto vischiosa, però non è come lo slime a cui uno è abituato. Quindi adesso cercherò di mettere sempre la stessa quantità di acqua, però metterò più polvere, la raddoppierò, invece di 2,5 metterò 5 grammi e vedremo com'è il risultato.
Questa qui sembra proprio melma, a differenza dell'altro verde, che invece sembra più la chiara dell'uovo. Però la nostra melma rossa non è proprio slime, sembra invece più una melma. Quindi adesso proveremo a farne una mettendo pochissima acqua, ma tantissima polvere. E così vediamo come verrà, se viene proprio duro come lo slime. Eccoci qui con l'ultimo esperimento. Qui c'è pochissima acqua e metteremo dentro tanta polvere. Io ho scelto di farla del colore verde. Questo qui è diventato proprio uno slime. Io ci ho aggiunto anche un po' di polvere rossa. Quindi questo è il nostro, quindi il nostro esperimento è riuscito. Il primo è stato questo qui verde, che era venuto tipo il bianco dell'uovo. Il secondo invece è stato questo qua. Aiuto, mi scivola. Questo qui rosa, che era venuto un po' più denso, tipo slime, quindi. Oh, che meraviglia! E l'ultimo, invece, è stato questo qui, il nostro esperimento. Ok, proviamo a prenderlo in mano, vediamo se è come uno slime. Ok, mi scivola il bicchiere. Questa qui è proprio melma! Guardate, è wow, è fortissimo giocarci! Oh, è anche rilassante farci così perché ci sono dentro le micropalline. Devo dire che questo nostro esperimento è riuscito. Spero che questo primo prodotto austriaco vi sia piaciuto. Però seguite i prossimi video perché ce ne saranno molti altri. Alla prossima!